Come preserviamo il ricordo di un buon gioco? Noi, come generazione ponte tra l'analogico e il digitale, catapultati in un momento storico di continua evoluzione, protagonisti di una grande e crescente era videoludica, abbiamo la responsabilità di vigilare sul bello, creando quello che può essere un flusso di informazioni atto a migliorare la qualità della vita e la qualità dei servizi che noi stessi giochiamo. Se penso a cosa bastava per divertirsi con i videogiochi tempo fa, mi viene da riflettere. Io appartengo a quella generazione che acquistava riviste come The Games Machine o giochi per il mio computer. Potevi comprare due versioni, quella senza o quella con il CD. Sì, il CD, non un DVD o un Blu-ray. Il CD. Dentro quel CD, poi, era pieno di demo, patch, goodies, altre amenità che potevano tenerti incollato allo schermo per settimane. Sì, lì le demo erano vere e proprie demo, e non c'è scusa che reggesse. Non potevi mascherare i tuoi errori chiamandola beta. Il gioco lì doveva essere pronto e finito, con una fetta di quella torta servita all'interno di questi CD, con lo scopo di convincere l'utente ad acquistare il tuo prodotto. Sicuramente una strada più difficile per lo sviluppatore, ma sicuramente più calzante per l'attenzione che andava dedicata al prodotto. La questione era semplice: se vuoi i miei soldi, devi darmi qualcosa che funzioni. Suona assurdo oggi, vero? Oggi quei CD pieni di demo non esistono più. Abbiamo prodotti fatti così così, pronti all'uscita, ma nascosti dietro al nome di Early Alpha o Beta. Spesso menzogne spudorate per nascondere date di uscita pressanti e sonori buchi di gestione nella catena di montaggio. Peccato che poi tutto questo sia servito con un negozio interno sempre e comunque pieno di opzioni, funzionante e raggiungibile. Sì, perché dovete sapere che ciò che si racconta sul fatto che oggi i giochi costino di più perché il processo produttivo è dispendioso è semplicemente una favola. Il costo di produzione dei videogiochi in media è calato, sono i costi dei dirigenti ad essere raddoppiati e triplicati, gli stipendi, non il gioco. Attenzione però, sia chiaro, non parlo di tutti i giochi, ma di una media basata sulla produzione annuale di tali titoli. Avremo sempre le mosche bianche, il Modern Warfare 2 o il GTA 5 di turno che rivoluziona l'approccio a questo media. Sono un convinto sostenitore del fatto che i videogiochi hanno bisogno di ritrovare un'identità a volte offuscata interamente dal desiderio di monetizzazione. Sono tutti vittime di questo meccanismo ereditato a Oriente. Oggigiorno, persino Nintendo è finita aggressivamente in questa morsa e sinceramente sono un po' preoccupato per l'utente del futuro, quell'utente che nasce oggi e che tra 18-20 anni sarà un acquirente. Perché chi nasce oggi, con queste meccaniche appena bozzate, vivrà con la percezione che questo modo di fare i videogiochi sarà la normalità. Nemmeno riesco a immaginare quali sotterfugi le case di sviluppo avranno escogitato da qui a 20 anni, ma le domande nascono spontanee, perché in questo modo l'identità e la diversità andrà a perdersi. Oggi tutti vogliono fare GDR open world con componenti multiplayer e monetizzazione spinta all'inverosimile. Altri urlano frasi come «I single player non interessano più nessuno» e poi titoli come The Last of Us, God of War, Uncharted e The Witcher sbancano il botteghino. Bugie, interessi, campagne di mala informazione. Siamo arrivati a questo. Anche per tale motivo mi scoraggio quando sento persone che mi dicono cose come «Ma se non ti interessa, non acquistare gli oggetti in game, perché è lasciando spazio in questo modo a queste dinamiche che noi perdiamo, come videogiocatori e come persone». Ricordiamoci sempre che a supporto di tutto questo esiste la pubblicità, il mercato e la percezione che, grazie al costante bombardamento di informazione, cambia anche dentro di noi. Mai sottovalutare le tendenze. Mai sottovalutare ciò che può sembrare un fastidio, perché in me che non si dica, diventerà abitudine. Come baluardo ora attendo un videogioco che si chiama Cyberpunk 2077 e sono curioso di vedere cosa diranno le case di sviluppo che sostengono la morte dei single player. Ad ora vi invito solo a riflettere, per un futuro migliore e per l'amore che quelli come noi ripongono nel buon videogiocare. Da Dangerous per ora è tutto, e se il video ti è piaciuto, considera l'iscrizione al canale e l'attivazione della campanella per non perderti nemmeno un caricamento. Lascia un bel like al video e fammi sapere la tua nei commenti qua sotto. Se vuoi supportare il canale, qui sotto in descrizione trovi il link per il mio Patreon e il referral per acquistare giochi a prezzi scontati. Ci vediamo sul campo!